E poi c'è qualcosa di Topolò che risuona molto con la mia visione, il mio modo anche di affrontare il lavoro artistico, il lavoro musicale. Cioè, oggi è molto difficile trovare anche degli spazi puri, nel senso di veramente liberi, che non siano condizionati da logiche di mercato o di opportunismo. Questi pezzi sono, si chiamano Yatekok, provengono da questa raccolta, quindi sono dei giochi. Giochi in molte lingue, la parola gioco, no? Significa suonare, giocare allo stesso tempo. Il programma vuole essere una cosa un po' così, un po' matta, un po' strana. Qui a Topolò ho visto una cosa meravigliosa, che è questo strumento per parlare con l'universo, no? Ecco, più o meno il concetto è quello, no? Quello di fare un percorso circolare in cui il tempo si annulla.